Scusa. No, non ti devi scusare. Non devi farmi vedere quello che ci metti dentro se non vuoi, eh. No, puoi guardare. Vorrei fare la chitarrista rock, come Jimmy. E vorrei fare anche il capitano dei carabinieri, come te. Ma il capitano dei carabinieri può fare il chitarrista rock? Sai che non lo so, mi informo però. E questa? L'hai detto tu che ci si potevano mettere anche le cose impossibili. E quella è la cosa che voglio di più al mondo. Una casa con te e il mio papà. Don Massimo, le devo parlare. Ho preso una decisione. Che cosa vuoi ancora? Vorrei confessarmi. Quali peccati vuoi confessare? Confesso che ti odio. A causa tua io ho ucciso mio figlio. E non c'è notte che non vede i suoi occhi. Gli occhi del mio salvo che mi guardano. E poi si chiudono per sempre. Solo se ti penti per quello che hai fatto, troverai la pace. Tu l'hai trovata. C'è un'altra cosa che voglio confessare. Ho ucciso Elena. Tu non puoi sapere dov'è. Carino quel casolare sulla collina. L'hai scelto tu. Avevo capito che volevo lasciarmelo, ho messo un GPS nel telefono, è stato facile. Cosa l'hai fatto? Perché non vai a vedere? Stai in un ulivo dietro la strada di Santa Caterina. La soluzione, padre? Tu prega solo che sia viva. Adesso lo sai cosa si prova. A perdere qualcuno che si fida di te. We'll be right back.
dispiace per la sua amica. Maresciallo, secondo i primi riscontri è stata colpita la testa con un oggetto contundente che non si trova, un bastone o qualcosa di simile. Sarà stato il marito a ucciderla. E che dice Tommaso? Comunque, lo sto facendo cercare. Senta, ma lei come ha fatto a trovare il corpo? Il casale di Elena è lontano da qui. Capitano, abbiamo rintracciato il marito. Era in un B&B, lo stanno portando in caserma. Dov'era stanotte? Tra le 21 e le 24. Ero in camera mia, al B&B. E qualcuno può confermarlo? Certo, nessuno può confermarlo. Non c'era. Stava ammazzando la moglie. Io non l'ho ammazzata. Io l'amavo. Perché invece non chiedete a Matteo Mezzanotte dove stava? Sarebbe sto Matteo Mezzanotte? Il vero nome del vostro parroco. Perché non ve l'ha detto? Ma che dici? Sì, ma che cosa c'entra il prete? Il prete c'entra perché c'ha un movente. Ma che movente? Ma che sta dicendo? Era innamorato di mia moglie. Anzi, era ossessionato da lei. In che rapporti era con la vittima? Era una mia amica. E basta? Ma di' la verità. Che razza di prete sei? Dillo che te la sei portata a letto. Che cioè, pensavi che non lo sapessi? Muraco, ne facciamo noi le domande. Che rapporto aveva con Elena Muraco? Quando suo marito è stato arrestato, mi sono sentito in colpa per la morte del figlio. E ci siamo avvicinati. Mi avvicinati? In che senso? Avete avuto una relazione? Avevamo tutte e due bisogno di una speranza, di credere in qualcosa. Però è successo prima di entrare in seminario. Queste sono palle. Tu eri ossessionato da mia moglie. Lei ha minacciato di dire che razza di prete sei e tu l'hai ammazzata perché sei stato tu! Muraco, basta! Ghisoni! Lo accompagni fuori, per favore. Me ne vado, capitano. Ma gli chieda come faceva a sapere che il corpo di mia moglie stava là. Te lo chieda. Come faceva? Guarda, è questo, accusare così Don Massimo. Come faceva a sapere che il corpo era là? Senta, non penserà che... Lasciallo, una domanda lecita. Come faceva a saperlo? Elena Muraco è morta intorno alle 23. Dove era a quell'ora? Ero in giro con la moto. Qualcuno può confermarlo? No. Va bene, può andare. Ma resti a disposizione. Il segreto confessionale mi ha sempre affascinato. E da quando da bambina andavo catechismo. Non poter dire niente a nessuno. Come se quella confessione non ci fosse mai stata, come se non sapessi niente. Perché l'hai uccisa? Perché mi ha tradito. Tu eri in carcere. Avevi ucciso suo figlio. Tu! Tu hai fatto uccidere mio figlio. E adesso cosa farai? Cosa sceglierai? Perché se rispetti il segreto confessionale, Elena non avrà giustizia e io rimarrò impunito. Mentre invece se non lo fai sarai scomunicato. È così che funziona per voi preti, no? E quindi poi addio a Don Massimo. Dovrei dire Don Matteo. Ma tu chi sei veramente?
Dobbiamo trovare l'arma del delitto. Cerchiamo meglio intorno alla scena del crimine. Nel B&B dove alloggia Muraco, in canonica, anche nei posti accessibili a Don Massimo. Ma non crederà che sia stato lui a ucciderla? No, certo. Ah. Però non ha un alibi. Ha un possibile movente ed è reticente. Perché non ci dice come faceva a sapere dove era il corpo? Ha ragione. Chiami il PM, si faccia dare un mandato di perquisizione. Io devo andare. Quindi lei non si chiama Massimo, si chiama Matteo. Ma perché non me l'ha detto? Bene, anche lei mi ha detto che si sposava. Che c'entra? Quella è un'altra cosa. Mio padre e mia madre vivevano in un paesino della Calabria. Avevano un'impresa edile, ma si rifiutarono di pagare il pizzo. Anzi, hanno denunciato. Dopo qualche giorno gli hanno bruciato i mezzi, la casa, tutto. Sono stati costretti a fuggire. E sono arrivati qua, in Umbria, senza niente. La fortuna ha voluto che hanno incontrato Don Matteo, che li ha aiutati a rifarsi una vita. Mia mamma era da poco incinta. E così quando sono nato... Gli hanno dato il suo nome? Del loro amico. Quindi lei Don Matteo lo conosce da quando è nato? Sì, ma non è che lo frequentassi molto. La mia vocazione era la sua. Il carabiniere? Sì, volevo dare un po' di giustizia a tutte quelle persone che sono costrette a fuggire per colpa di quelli come Muraco. Ma la relazione tra lei e la moglie di Muraco è tutto vero? Era prima di entrare in seminario, sì. Dopo la tragedia della morte del figlio... Eravamo tutte e due alla ricerca di qualcosa, di una speranza. A un certo punto ho creduto anche di amarla, ma poi ho capito che era soltanto per giustificare quello che avevo fatto. Indefinita. Ha lasciato l'arma e ha cambiato pure nome per maggiore sicurezza. Anche per dimenticare l'uomo che ero stato. Senta, ma lei come fa a sapere il posto dove è stata uccisa Elena? Ma perché non me lo dice? Guardi che lei rischia moltissimo. Lei può essere accusato anche di omicidio. Ma perché non parla? Io mi sono fidato di lei. Lei perché non si fida di me? Yelle! Senti, ma non sei troppo grande per stare in braccio? No. Sì, dai. Allora, va bene? Un attimo. Ciao, bella. Ciao. Posso dirti una cosa? Dimmi di tutto. Lo sai che potrò andare a casa del mio papà? Finalmente. Non sei contento? Certo, è una cosa bellissima. No, guardi, maresciallo, in questo momento dell'anello di Sergio non me ne frega proprio niente, guardi. Semplice. Secondo me è una follia questa. Ma perché? È tutto studiato alla lettera, un piano perfetto. Purtroppo lei sta anello, cioè, sempre attaccata al dito, sempre sembra Giulietta e Romeo. Se lo toglie soltanto quando va dentro la doccia. Sì, ma che faccio io mentre fa la doccia? Entro, buonasera. Ah, scusi, posso mi sta a sentire? Allora, questa è Elisa. Elisa entra nel bagno. Vado sotto la doccia, non aprire l'acqua calda. Io la distracco. Elisa, scusa tesoro. Puoi uscire un attimo, devo dire una cosa, è urgente. Un attimo, vieni con me un attimo. Ma non me lo puoi dire dopo,
comunque mi fa. Mentre io la distraggo, lei si ficca dentro il bagno, prende l'anello e scappa. Senti una cosa, io devo farmi la doccia. Che cos'è questa cosa urgente? Allora, guardami un attimo qua. Non c'ho gli occhiali, non ci vedo niente. Meglio, dai un giudizio più naturale. Guarda, che colore è quest'occhio? Marrone, tendente al marrone, no? Ora, secondo me, vada. Ah, no, che? Guarda, dico, non ti sembra che questo colore marrone... Che c'è, Nino? No, dico, fa caldo qua, sta lampada. Allora, non pensi che questo colore qua, no? Si sta sbiadendo nel tempo? Questo lo smalto, nemmeno pagliolino. Perché ti ricordi che tu mi dicevi sempre che occhi sbaglianti che c'è? No. Io devo andare a farmi la doccia, d'accordo? Scusa. Nino, non vedo! Ma che carino sto accappatoio qua. Vieni, il malefico. Io devo andare a farmi la doccia. Dopo, no? Lasciarlo. Allora, l'ha recuperato il mio anello, sì o no? Ci siamo quasi. Sta facendo in capo la dispensa, non l'ho trovato. L'ha recuperato, sì o no? Sì. No. Forse no. Un maniaco, tesoro! Un maniaco! Era nella mia doccia! Oh, nella mia doccia! Non esageriamo, maniaco. Cioè, e lui è entrato perché gliel'ho detto io. Siccome c'è un tubo che si sta rompendo. Lui quando era bambino faceva l'idraulico. Sì. Io ho chiesto. Voi non siete normali. Io sì. Che c'entro io? Sì. Ma che c'entro io? Voi adesso mi spiegate che cosa sta succedendo. Ma quindi vi siete infilati nella doccia per recuperare questo? No, non io, lui. Vabbè, almeno una cosa è servita. Questo matrimonio non si farà. No, questo matrimonio si farà. Come si farà? Non ha spiegato l'equivoco a mia madre? Non c'è nessun equivoco. Ci sposeremo. Sarà il più bel matrimonio di tutta Spoleto. Buonanotte. Ma ha cambiato idea? Secondo me ha avuto sempre la stessa. Non capisco, veramente. Certo il maresciallo ne fa di cose assurde. Non è l'unico qua a far cose strane, sai? In che senso? Tu hai dato la bambina a Sergio e non mi hai nemmeno avvisato, sai? Non ho dato la bambina a Sergio, saranno i servizi sociali a capire se è idoneo. È idoneità abbandonarla di nuovo o cosa? Non lo sappiamo. Marco, a volte l'amore può sembrare stupido, va bene? Stupido come una bambina che è ancora innamorata di suo padre nonostante lui l'abbia abbandonata. Stupido come correre dietro a Sergio. Stupido, brava, la parola giusta, complimenti. E a che è servito? A perdere 2 anni? Vedi tu. No, l'amore e il dolore sono serviti. Sono serviti ad Ines. Sono serviti a me perché sono stata insieme a una bambina meravigliosa per 2 anni. E sono serviti a Sergio per capire che vuole stare con sua figlia. Lo sapevo. Ti sei fatta fregare. Ci sei ricascata. È tornato Sergio e tu ci rimani sotto come una cretina. Lo sapevo. Sì, Marco, sono proprio una cretina. Tu sei una cretina. Sei una cretina perché ti sei innamorata un'altra volta. Sono una cretina perché mi sono innamorata un'altra volta. Certo, di Sergio, brava! No, di te, perché io amo te! Io amo te! Cause I could wait.